Salve ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sono Luca Mariani. Oggi siamo qui all'ospedale pubblico di Santa Rosa a Lima, ospedale pubblico, quindi vi cercherò di mostrare un attimo la situazione, anche perché non si può effettivamente filmare, mi hanno detto che non si può filmare qua dentro, quindi cercherò di farlo molto rapidamente, un po' per far vedere anche la situazione degli ospedali pubblici qui in Perù, ospedali appunto pubblici, non privati. Effettivamente l'ospedale pubblico, vediamo un attimo proseguendo, è molto molto qui aperto, da un'apertura. Oggi è lunedì 16 dicembre 2019, molta gente. Tra l'altro, l'altra cosa che si nota, vedete, è molto confusionario. L'altra cosa che si nota è per l'appunto che c'è un po' di disorganizzazione, soprattutto nella fila. Ospedale Santa Rosa, questa è l'ubicazione. Vedete. Farmacia principale. Qua è la cassa principale, dove si paga. Siamo in epoca natalizia, queste sono le decorazioni effettivamente di Natale, qui la fatturazione, qua il centro informazioni e qui effettivamente dove stanno facendo la fila. Non so se potete vedere, qui la gente sta effettivamente facendo la fila, stanno attendendo. È tutto molto molto, diciamo così, incasinato. Qua stanno facendo effettivamente la fila, poi vanno lì a fare i loro biglietti, le loro reservation, non so come dire. Vorrei anche far vedere un attimo la situazione, come il paziente tiene il diritto di, qui siamo vedi Perù, Ministero della Salute, Istituto di Gestione del Servizio della Salute, Ospedale di Santa Rosa. È la cartella dei diritti del paziente, vedete? Qui tra l'altro ci sono tutti questi bei pazienti delle varie culture indigene del luogo, vedete? Il paziente tiene il diritto a ricevere un buon trattamento e la privacy nella sua, appunto, attenzione, cioè nel suo attendimento. Adesso non so neanche come tradurlo. E sempre che vi sia il suo consenso volontario prima del procedimento medico, non essere discriminato per alcuna ragione, quindi anche un principio di effettivamente civiltà, confidenzialità nella sua storia clinica, esigere che il personale poi ti attende, cioè ti riceve, cioè esigere che il personale che ti riceve sia identificato, avere ricevere informazioni sopra il SIS, che dovrebbe essere il piano sanitario nazionale, se non erro, qui in Perù, essere informato sopra la evoluzione della tua malattia, alternative a trattamenti medici e i medicamenti più indicati, maggiormente indicati, che ti appunto che ti danno, che ti appunto che ti prescrivono medicamenti generici, e ottenere anche una pensione medica opportuna, sicura, sicura e di qualità, e denunciare qualsiasi maltrattamento, fare consulte o reclami sopra il servizio di salute. Quindi questo un attimo è la cartella dei diritti del paziente qui all'ospedale pubblico del Perù. Bisogna vedere se effettivamente poi viene rispettato, considerando che è molto confusionario, visto qui l'organizzazione, però il tutto funziona, ecco.
Ragazzi, il video di oggi, siamo sempre qua a Lima in Plaza San Miguel, sono le 4 di pomeriggio, le strade sono sempre abbastanza trafficate e qua è Plaza San Miguel. Rimanete sempre qua con me ragazzi, sempre lasciate un like, un mi gusto, un mi piace. Se volete altri video del Perù iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivando il campanello delle notifiche e mi raccomando ragazzi, commentate, condividete, dite la vostra. I tipici baracchini di vendita. Stanno lavorando, non so se si vede, questa è Plaza San Miguel. Decorazioni natalizie. Qua c'è il KFC, appunto, tipica catena americana, e qua la Pizza Hut, pizza familiare 2x1. 15 minuti pronta, in 15 minuti altrimenti te la regalano, dicono, e vari prezzi, 12,90, ricordo che un euro è circa 3,50 soles, qui sono i soles, sono diciamo così la moneta che si utilizza qui in Perù. Pizza Hut, faccio vedere un attimo i prezzi. Pane al pappo classico 10 sole, sono circa 3 euro 10 sole, per intenderci. Vedete? Qui la Pizza Hut. Qui danno una sorta di menu al Cheesy Bites Triple Mix, Bird Rellenos de Jamon, cioè di prosciutto, toccino che è la pancetta, i peperoni che è una sorta di salame, a partire da 50 soles che sono all'incirca 15 euro, circa 15 euro. Questa è la piazza San Miguel, vedete, molto traffico lassù, è scritto Plaza San Miguel, e questo è il KFC Magic City, non so se si vede Magic City, non so, c'è un casino, il traffico qua a Piazza San Miguel. Qua gli ispettori municipali del traffico e il casino. Ehi! Vedete? Molto traffico qua, siamo sempre qua ragazzi, molto traffico qua, il casino, altro Pizza Hut, sempre l'offerta 2x1 della pizza, il KFC con le varie offerte e il Burger King con i bambini che giocano. Vi faccio vedere un po' anche di prezzi del Burger King. 2x10, praticamente 2 hamburger per 10 soles, che sono 3 euro. E puoi aggregare anche una pappa regolare, patate regolari con una gassosa per 5 soles. Ma siamo al centro commerciale Plaza San Miguel, sempre qui a Lima, nel distretto di San Miguel. Vedete? Ormai sono le 6 del pomeriggio, qui c'è lo Starbucks Coffee. Decorazioni natalizie. E questo è il centro commerciale di Starbucks. Scusate, di Plaza San Miguel, è scritto lassù. Vedete?
bambini che giocano, tanta gente. Oggi è lunedì, non è che sia lunedì 16 dicembre 2019, fine anno. Un high shop, prezzi abbastanza cari qui alla Plaza San Miguel, di certo non si risparmiano. Vari negozi, negozietti per fare le compere di Natale. Qua c'è il Ripley, l'Adidas, Guess. Qua c'è un bellissimo presepino. La G&G. La Paz è una tradizione nella piazza del Natale. E qui, ragazzi, il presepino. Vedete? Molto, molto carino. Là, guardate, è molto grande, quella... Vedete? Un ascensore, qui c'è scritto che cosa vuoi fare oggi, scopri a pochi passi la nostra nuova zona e viviamo più esperienze insieme, no? Bello come il sole, tanti negozi da esplorare. Anche lassù, decorazioni natalizie. Qua il negozio di Victoria's Secret, proprio qui davanti a voi. Fa la Beglia, là in fondo non so cosa sia, Pierre Cardin di Paris. Sales, tutte le camicie a 99 soles. Dal 13 al 16 di dicembre, 99 sole sono circa 27-25 euro. Plaza San Miguel, la visuale, ragazzi, con tutto il traffico, sono circa le 6 di sera. Qui la visuale appunto dal centro commerciale Plaza San Miguel. Oggi è lunedì. Seppure lunedì, ragazzi, è estremamente pieno il centro commerciale, pieno di gente. Bene, ragazzi, io direi che per oggi il video possa bastare qui. Spero che vi sia piaciuto questo intento. Siamo partiti proprio questa mattina facendovi vedere il centro, l'ospedale pubblico, uno degli ospedali pubblici appunto qua a Lima, in Perù. E poi appunto abbiamo proseguito appunto il distretto di San Miguel, che è uno dei tanti distretti appunto di Lima, della città di Lima qua in Perù. Tanto si sente il traffico sottofondo, molto rumore, ragazzi, spero che il video si possa sentire. Quindi, se avete apprezzato, lasciate un like, un mi piace, un mi gusta, ditemi la vostra con un commento qui sotto, condividete il video se volete condividere e soprattutto, ragazzi, se volete sentire tutti i nuovi video e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, ma in tal caso non dimenticatevi di attivare il campanellino delle notifiche. Qui appunto da Lima, dal Perù, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video dal vostro beneamato Luca Mariani. Ciao!